Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ecco, proprio partiamo da questa bellissima immagine che fu un dono, un regalo che fecero i conti d'Opaco de Victorino Ponte de Lima dal Portogallo a Padre Pio. E la Madonna di Fatima venne donata negli anni 60, benedetta proprio da Padre Pio, e i frati vollero collocarla proprio qui, perché qui nella Sacrestia Grande veniva a prepararsi per la celebrazione eucaristica e quindi anche dopo la messa per il ringraziamento, ma non solo, qui Padre Pio sostava spesso in preghiera e anche in orari notturni, ce l'ho raccontato attraverso i suoi libri Padre Eusebio Notte, era uno dei luoghi preferiti, sostare qui in corrispondenza del tabernacolo della chiesa ma ai piedi della Madonna di Fatima. Perché parlarvi oggi della Madonna di Fatima? Perché oggi è un giorno importante anche per lo stesso Padre Pio, perché tra il 5 e il 6 agosto del 1960 qui a San Giovanni Rotondo giunse eccezionalmente la Madonnina di Fatima in pellegrinaggio. Fu scelta, individuata, ecco, fu voluta anche questa tappa, che non era un capoluogo di provincia, infatti la Madonnina toccava solo i capoluoghi di provincia e non una città che non era capoluogo come San Giovanni Rotondo, proprio perché c'era Padre Pio. Padre Pio si era ammalato in quell'anno e stette veramente male. 25 aprile 1959, nel momento in cui la Madonnina toccò suolo italiano, Padre Pio si ammala. Che cosa ha Padre Pio nessuno lo sa, ma sta di fatto che stava male, febbre acuta, si parlava di pleurite. Alla fine Padre Pio aveva un vero e proprio tumore, Padre Pio stava veramente male. Era un Padre Pio diverso dal solito, perché i tanti pellegrini che venivano qui non lo vedevano, lo ascoltavano. Due messaggi, uno intorno a mezzogiorno che tutti ascoltavano dal piazzale e l'altro nella chiesetta o nella chiesa grande. Una sorta di piccola omelia, ovvero un piccolo pensiero spirituale, delle esortazioni che faceva e lasciava a tutti i pellegrini che venivano qua. I giorni di preparazione a quell'arrivo della Madonnina fu una vera e propria novena che Padre Pio fece preparando tutti dal suo letto di sofferenza. E quando la Madonnina giunse qui in santuario, quindi venne collocata proprio all'altezza dell'ambone, lì era un po' visibile per tutti, era lo stesso Padre Pio scelse il punto opposto, il coro della grande chiesa, per poter guardare, pregare e chiedere una grazia alla Madonna, perché lui stava veramente male, in sofferenza. Poi tornò nuovamente nella stanza, ma il giorno della partenza, il 6 agosto, qui c'erano tantissimi fedeli, tantissimi pellegrini, volle salutarla a tutti i costi. Si fermò nella chiesetta antica, accanto all'altare, si sedette per qualche istante, aspettò che la Madonnina passasse dinanzi a lui, gliela volevano quasi porre dinanzi, ma lui preferì alzarsi e andare incontro alla statua della Madonna e donargli una corona del rosario d'oro che gli era stata posta e fatta in regalo. Lui la volle donare alla Madonna di Fatima. Poi, prima della partenza, la Madonnina venne portata in casa sollievo perché fece il giro di tutti i reparti. Lui venne riaccompagnato su nel coro e da una finestra del coro grande della chiesa di Santa Maria delle Grazie poté assistere a questa partenza. Nel momento in cui la Madonnina stava per partire, lui disse: Madonnina mia, Madonnina mia, sei arrivata in Italia e io mi sono ammalato, ora te ne vai e io sono ancora ammalato. E mentre diceva queste parole, Padre Pio, così come attestano i presenti, percepì una sensazione di benessere, di calore, cambiò volto. Padre Pio stava meglio, e dirà successivamente: la Madonnina di Fatima è venuta qui a San Giovanni Rotondo perché ha voluto guarire Padre Pio. E da quel giorno Padre Pio stette meglio, anzi nei giorni successivi scese di nuovo in chiesa per celebrare la messa. E dal 1960 quella Madonnina va ad attestare la sua vicinanza e soprattutto il grazie del Santo Frate Cappuccino.